Grazie Eccellenza. Il progetto di legge che stiamo affrontando per l'esame in seconda lettura credo rappresenti uno degli elementi fondanti della nostra politica estera, considerata centrale nella prospettiva di sviluppo del nostro Paese. Una revisione della normativa relativa alla regolamentazione del servizio diplomatico e consolare si è dimostrata necessaria in considerazione delle mutate esigenze della politica estera sammarinese e proprio nella consapevolezza del ruolo strategico del settore diplomatico. E lo stesso programma di governo chiaramente lo ricomprende fra gli obiettivi da raggiungere nel corso appunto della 30ª legislatura. E la volontà è quella di rendere la norma più completa e rigorosa, proprio per poter giungere ad una migliore definizione in termini organizzativi e di funzione del corpo diplomatico e per meglio chiaramente affrontare le sfide che attendono il Paese. Il progetto di legge pone dunque le basi per un consolidamento e una qualificazione della struttura diplomatica della Repubblica in un contesto in cui la dimensione internazionale assume sempre più rilievo e importanza. Il sistema economico sammarinese è andato incontro negli ultimi anni ad una trasformazione per certi versi radicale e di pari passo è accresciuta notevolmente la rilevanza strategica del settore di cui appunto stiamo discutendo. Da questo ne è discesa tutta una serie di nuove e stringenti priorità alla politica estera, che includono una maggiore rappresentatività e incisività negli organismi internazionali, il potenziamento delle relazioni bilaterali, soprattutto con quei paesi che possiamo definire strategici per il nostro rilancio economico, oltre che chiaramente l'intensificazione delle relazioni con l'Italia. La prospettiva inoltre della definizione dell'accordo di associazione con l'Unione Europea pone ulteriori nuove sfide al nostro sistema e risulta facile comprendere come la nostra politica estera necessiti di risorse che possano supportare e sostenere questo percorso. La Repubblica deve quindi agire nella consapevolezza che l'accordo di associazione implicherà un forte impegno. Il lavoro sarà intenso, impegnativo e richiederà, a mio avviso, interventi che possano valorizzare le risorse già esistenti, nonché prevedere il reclutamento di ulteriori professionalità nel settore diplomatico e consolare. Si tratta di un traguardo che costituirà una svolta epocale per il nostro Paese, che sarà chiamato ad affrontare nuove sfide e sarà anche grazie al supporto delle professionalità e dell'esperienza maturata dalla nostra rete di diplomatici che saremo in grado di affrontarlo e gestirlo. Ed ecco allora che ancora una volta si conferma la rilevanza di questo provvedimento. Principalmente per queste ragioni è importante avere un corpo diplomatico e consolare qualificato che sappia adeguatamente confermare un alto livello di preparazione e rappresentatività per comprendere, affrontare e fronteggiare scenari internazionali differenti. I nostri ambasciatori, la nostra rete diplomatica sono una risorsa preziosa e principale rappresentazione del mondo nel nostro piccolo Stato. Oggi più che mai il loro ruolo è sensibilmente accresciuto. Oltre al privilegio di rappresentare un'entità statuale peculiare per la sua unicità, come la Repubblica di San Marino, hanno l'alta responsabilità di dialogare con interlocutori internazionali, rappresentare le esigenze del nostro Stato che si apre ad una comunità sempre più globalizzata. Ci sono alcuni elementi che ritengo importante sottolineare nell'ambito appunto del testo, come appunto la definizione delle modalità di avanzamento nella carriera diplomatica, che tiene conto, oltre agli anni di servizio, anche della disponibilità di posizioni nella struttura del Dipartimento Affari Esteri, dell'attività svolta presso le sedi all'estero, della valutazione del servizio svolto e delle professionalità acquisita. La previsione di attività di formazione per i funzionari della carriera diplomatica, un elemento a mio avviso di primaria rilevanza. Viene inoltre introdotta la figura di inviati straordinari, ossia agenti diplomatici non appartenenti alla carriera diplomatica, anche non sammarinesi, incaricati di funzioni e progetti specifici per un periodo di tempo prestabilito. Abbiamo l'articolo 10 che attiene alle norme di disciplina e condotta che ciascun funzionario diplomatico è tenuto ad osservare per non incorrere in violazioni che potrebbero sfociare chiaramente in un provvedimento di sospensione dell'incarico e ne consegue quindi la necessità di mantenere un comportamento che non comprometta il decoro delle istituzioni sammarinesi. Ecco, io non mi dilungo ulteriormente perché ci sarà chiaramente tempo nel corso dell'esame dell'articolato di approfondire i singoli articoli. Ci tengo solo a riprendere la conclusione del consigliere Ciacci quando ha posto la questione chiaramente della, immagino anche della formazione, del ruolo del consigliere
È una riflessione importante che a mio avviso necessita una condivisione, perché pone sicuramente delle sfide importanti per il futuro. E quindi insomma è un sollecito che faccio anch'io all'Aula, perché penso che sarà importante affrontarlo insieme. Concludo, eccellenze, e ringrazio il segretario di Stato per il lavoro svolto congiuntamente al Dipartimento Affari Esteri e a tutti chiaramente i commissari che insieme a me hanno lavorato nell'ambito della Commissione alla appunto definizione del testo che ci troviamo oggi a discutere. Grazie.